Confezione un grande capolavoro, Michael Stoner, alla seconda vittoria in carriera, la prima in un grande giro, l'australiano ha messo nel sacco tutti in questa tappa di grande montagna, da tante salite, dura fino alla fine. Alla fine, nonostante si fosse comunque piantato negli ultimi metri, l'australiano veramente è stato quello che si è gestito meglio, perché Verona aveva fatto una buona corsa, ma ha dilapidato troppe energie nel finale. Sivakov probabilmente aveva la migliore condizione di tutti, però anche lui ha scattato troppo spesso, con un pizzico di presunzione di troppo che lo ha portato poi a disperdere troppe energie e non arrivare lucido alla fine della corsa. Insomma, è stata una tappa intensa che purtroppo, insomma, caratterizzata da una bruttissima caduta, quella di un campionissimo come Alejandro Valverde, che inevitabilmente tornerà alla Vuelta. Se pensava di ritirarsi quest'anno, ma cosa che non credo, non si ritirerà, ma tornerà l'anno prossimo, perché non merita assolutamente di salutare così la sua corsa, l'unico grande giro che ha vinto nel 2009. Un grande giro che evidentemente l'ha sempre caratterizzato in positivo e che aveva lasciato soltanto una volta nel 2002 in 14 edizioni disputate. Quindi pensate un po' a un corridore che non si ritira quasi mai e che arriva sempre fino in fondo. Oggi purtroppo la caduta e il dolore, la paura sono state più forti di lui, più forti della voglia, della combattività del Mursiano, che comunque anche oggi veramente stava facendo qualcosa di straordinario, perché nonostante sia in appoggio di Miguel Angel Lopez e di Enric Mas, lui dà sempre spettacolo, ci prova sempre, e in quell'azione magari ci sarebbe entrata anche Ciccone, o comunque sarebbe stata un'azione molto interessante che avrebbe scompigliato un po' le carte in tavola. Invece poi nel gruppo dei migliori c'è stato sì un forcing da parte di Adam Yates nel finale, che si è portato dietro Roglic insieme a sempre a Lopez, a Bernal, oggi Bernal in crescita, ed è insomma una situazione invece che non è così rosea per Alexander Vlasov, che aveva messo la sua squadra a tirare, sembrava avere grandi intenzioni. Invece il russo, che era apparso brillante ieri nell'arrivo sullo strappetto, che poi insomma aveva messo anche Bajoli in luce con la bellissima terza posizione, l'unico era stato ieri Andrea Bajoli a sostenere il ritmo di Primož Roglič nel finale, che per poco non fa veramente il replay della vittoria alla Parigi-Nizza ai danni di Meder, ma stavolta ce l'ha fatta ad arrivare in fondo Magnus Cort Nielsen, e invece insomma è un Roglic che dà la sensazione veramente di fare quello che vuole, di essere assolutamente il padrone di questa Vuelta. Non credo che verrà insidiato seriamente da qualcuno, forse da Bernal, però insomma penso che Roglic sia assolutamente il padrone di questa Vuelta. Soltanto la sua classica sfortuna lo può fermare. Sappiamo che Roglic è particolarmente sfortunato, abbiamo visto alla Parigi-Nizza, insomma l'abbiamo vista anche al Tour de France dell'anno scorso, al Tour de France di quest'anno ancora di più. Magari al Tour de France di quest'anno non avrebbe vinto, ma sicuramente Pogacar non avrebbe vinto con 6 minuti, 5 minuti e mezzo su Vingegaard se ci fosse stato Primož Roglic. Gli avrebbe sicuramente dato molto più filo da torcere. E sta dimostrando di essere un corridore fenomenale, lo sloveno, che questa Vuelta insomma potrebbe bissare il successo dell'anno scorso. In una giornata in cui invece l'italiano hanno un po' accusato, nel finale Ciccone e Aru si sono un po' staccati, Caruso ha perso ancora di più, purtroppo qualche cosina hanno perso. Io penso che fra questi italiani quello che esce meglio da questa tappa è ancora Fabio Aru, che è stato comunque bello pimpante in testa, si è staccato soltanto nel finale. È un Fabio Aru in crescita, Fabio Aru in grande crescita, che questa Vuelta veramente sta trovando una buona forma, probabilmente la sua migliore condizione da 3 anni a questa parte, perché non avevamo mai visto Fabio Aru esprimersi su questi livelli, su questi piani, negli ultimi 3 anni, e finalmente stiamo ritrovando il cavaliere dei quattro mori a certi livelli, nonostante sia l'ultima corsa della sua carriera. E
E poi che dire, abbiamo perso un altro grande pezzo, abbiamo perso uno che ha fatto podio l'anno scorso, Luke Carty, che si è ritirato, evidentemente problemi per l'inglese che insomma in questi giorni aveva già dimostrato di non essere assolutamente nelle sue condizioni migliori. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di piace al video e a questo punto arrivederci ragazzi nel prossimo video.